Ciao amici, benvenuti o bentornati. Ciao amici, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Io sono Cristina e il video di oggi è il secondo video della serie Case e Cose, in cui parliamo di interior design, architettura, decorazione di interni e condivido appunto i miei trucchetti in quanto interior designer. Oggi, più che condividere trucchetti, voglio parlarvi di preferiti e non solo dei miei film preferiti, ma dei miei film con le case più belle e i set design più belli. Infatti, quello che guardo, che ho sempre guardato fin da quando sono piccola nei film, non è solamente la sceneggiatura e la trama del film, quanto anche il set design e gli stimoli visivi che accompagnano le determinate scene. Nel video di oggi andremo a parlare solamente di film, quindi dei miei film preferiti. Non parleremo di telefilm, ho un sacco di telefilm in mente che hanno case meravigliose e interni meravigliosi e ambientazioni meravigliose. Quindi, se vi piacciono queste tipologie di video, possiamo fare ovviamente una seconda parte, un secondo episodio. Basta mettere mi piace e farmi sapere nei commenti. Non parleremo di cartoni animati, ci sono anche un sacco di cartoni e anime bellissimi con ambientazioni strepitose. E non parleremo neanche di libri, perché anche i libri ti immergono molto spesso in delle ambientazioni, in delle sceneggiature, in delle scenografie spettacolari. Quindi, io spero tanto che questo video vi piaccia, spero che questa idea un po' originale che mi è venuta così in mente possa intrattenervi. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, in modo tale da vedere molti altri video, vlog e anche continuare a vedere questa nuova serie Case e Cose che ho intrapreso in questo nuovo anno, nel 2022. Senza perderci in chiacchiere, iniziamo con le case più belle dei miei film preferiti. Con la parentesi, mi trovo a casa di nonna, questa non è casa mia, sono in Salento, in Puglia, per le vacanze di Natale. Ho fatto il vaccino, sono super felice di questo e sì, l'ambientazione è diversa, sono nella sala da pranzo della mia nonna. Allora, come già detto nel video di oggi, parleremo di case, interni e decorazioni e set design, ma non parleremo in particolare delle case col mio stile, quindi di cui ammiro particolarmente l'estetica, ma case che si sposano perfettamente con le tematiche trattate appunto nella sceneggiatura e la trama del film, e case che ritengo assolutamente meravigliose, anche se non rispecchiano necessariamente il mio stile personale. Ho cercato in tutti i modi di racchiudere 10 film molto conosciuti, quindi film abbastanza famosi, in modo da dare la possibilità a tutti di interagire e di esprimere la propria opinione in merito agli interni descritti in questi film. Sono tutti film che mi sono riguardata appunto per fare questo video durante le vacanze di Natale, e parlando appunto di Natale, dal momento che ce lo siamo appena lasciati alle spalle, voglio cominciare con The Holiday. The Holiday sarebbe L'amore non va in vacanza, un classico di Natale, probabilmente uno dei miei film preferiti di Natale insieme a Klaus e Polar Express. Sono totalmente innamorata sia del cottage inglese che della casa in California che vediamo all'interno del film, quindi sono splendide entrambe le case delle due protagoniste. Non voglio dire troppo, semplicemente perché magari alcuni di voi non hanno visto il film. Comunque, il cottage inglese è la rappresentazione della perfezione quando si parla di appunto idea di cottage inglese nella campagna londinese. È super piccolo, adatto a una, due persone, è la perfetta rappresentazione di coziness e gli interni sono adorabili, sono appunto molto classici, molto rustici perché si sposano con l'ambiente esterno, ed è bellissimo appunto sia il fatto che le mura siano di pietra e quindi abbiano lasciato la pietra a vista, ma è adorabile anche la doccia. Ho trovato veramente adorabile la scena della doccia. E poi mi piace tantissimo anche la casa californiana, che è fatta veramente bene, i soffitti altissimi, la camera da letto è fenomenale, la piscina, ed è carinissimo, ho trovato veramente adorabile, soprattutto adesso che non vediamo più i DVD, il salotto appunto con quella sala cinema e quel televisore gigante e quella libreria enorme con tutti i DVD. Veramente, veramente splendido. Adesso mi sono pentita di aver preso gli appunti in inglese, perché tutti gli appunti, non so perché a volte scrivo in inglese gli appunti e quindi faccio fatica a tradurre dall'italiano all'inglese quello che voglio dire. Spero di essere stata chiara. Comunque, The Holiday è un film splendido che tutti dovrebbero vedere. È un feel good movie e piango sempre alla fine. Il secondo film di cui voglio parlare è un altro dei miei all time favorite, e ossia Il Grande Gatsby, il famoso film tratto dal romanzo di Fitzgerald, un romanzo spettacolare che ho da poco anche ascoltato su audiobook.
E il grande Gatsby è spettacolare, così com'è spettacolare Leonardo DiCaprio nei panni del protagonista di Gatsby. Ogni stanza del film ha il suo feeling distintivo, è spettacolare. Ho amato le grandissime finestre e soprattutto la scena in cui vengono aperte queste finestre e le tende di questo bianco candido creano questa atmosfera molto dreamy, molto magica, e adoro quel film con tutta me stessa. E anche se gli interni ovviamente sono abbastanza grandiosi, molto eclettici, catturano meravigliosamente il feeling dei grandiosi anni 20. Una delle mie scene preferite probabilmente nella storia del cinema è la scena appunto delle feste di Gatsby. È inutile che ne parlo perché la casa di Gatsby ovviamente è spettacolare. Un'altra piccola mention la voglio fare a un altro classico che è Mamma Mia. A volte mi chiedo se amo queste case semplicemente perché, diciamo, sono le case abitate dai miei personaggi preferiti e quindi hanno assunto una connotazione positiva e una determinata bellezza nella mia testa semplicemente perché adoro i personaggi e la storia del film, oppure perché in un modo o nell'altro, anche se non rispecchia il mio stile, sono attratta da queste determinate case. Adoro la casa di Mamma Mia semplicemente perché è la perfetta rappresentazione della casa greca. Mi piace tantissimo il fatto che le pareti siano blu, si percepisce comunque il fatto che la casa sta andando un pochino in malora, però mi piace per esempio tantissimo la scena in cui Meryl Streep appunto con la figlia, con Sophie, canta Slipping Through My Fingers. È super commovente quella scena e adoro il contrasto, soprattutto nella stanza di Sophie, dei dettagli rossi con le pareti appunto molto molto blu. Inoltre, scusate se sentite un po' di rumore, c'è un cane che non smette mai di abbaiare da 2 settimane. E poi in generale il paesaggio ovviamente su cui si affaccia la casa è splendido, il classico appunto paesaggio greco. Poi non possiamo non parlare di una delle case più belle. Ci tengo inoltre a dire che non sto mettendo le cose in ordine di preferenza, quindi non sto andando dal numero 10 al numero 1 o viceversa. Sto andando un po' a random perché ho scritto le note in modo molto casuale. Non posso non parlare di Call Me By Your Name. Call Me By Your Name è una caramella per gli occhi. Ho letto il libro è stupendo. Se volete un libro romantico, dolce, che però alla fine vi strapperà il cuore. Se vi piace questo genere, io vi consiglio di leggere Call Me By Your Name, è bellissimo, le descrizioni sono spettacolari. Il film non è spettacolare come il libro a livello di tematiche e descrizione, soprattutto perché nel libro siamo proprio noi lettori nella testa di Elio, mentre vive la sua estate del 1984, mi sembra. Comunque il film è spettacolare, soprattutto a livello visivo. E la casa vacanze in cui Elio e i suoi genitori si ritirano in estate è veramente da togliere il fiato. L'atmosfera del film in generale è molto soft, così come sono gli interni della casa, a mio parere, anche se lo stile è veramente eclettico e tipico delle case italiane, soprattutto degli anni 80, l'utilizzo dei colori penso che sia assolutamente azzeccato e i colori sono, a mio parere, molto molto romantici, così come le tematiche affrontate. Adoro le mattonelle, la cucina è un sogno e penso che sia una cucina che molti di noi magari hanno avuto la possibilità di vivere in prima persona dal momento che si tratta appunto di un film ambientato in Italia, mi sembra in Lombardia, nelle campagne lombarde e oppure sul lago di Garda, sì, sul lago di Garda e niente, cioè veramente penso che sia una casa in cui noi italiani ci possiamo assolutamente rispecchiare. Adoro il vigneto e i pasti consumati all'aperto, la piscina è carinissima. Come già detto, lo stile è molto eclettico. La libreria del padre è splendida, molto sofisticata. E questa atmosfera molto soft mi sembra che sia arricchita veramente tanto sia dai colori molto terrosi, molto earthy che ci sono all'interno della casa, e anche dai legni caldi che caratterizzano i mobili. Che vedevo di? Io adoro Call Me By Your Name. Dopodiché, un altro classico degli anni 90 che probabilmente tutti noi bimbi, appunto,
degli anni 90 abbiamo visto e rivisto e rivisto, io ho ancora il DVD in prima fila in cameretta, è Genitori in trappola. Mi è piaciuto tantissimo riguardare ultimamente The Parent Trap e trovo veramente enchanting sia la casa inglese, la casa di Londra, in cui una delle due gemelle va, perché è molto accogliente, con questa grande scalinata ed è praticamente più o meno come uno si aspettava da bambino una casa di Londra. E dopodiché mi è piaciuta tantissimo anche la casa in California, quella un pochino più rustica, dove l'altra gemella va a vivere con il padre. Bellissime le distese di verde quando va a cavallo. Mi è piaciuto tantissimo il grande camino e anche gli alti soffitti. E questo è un altro di quei film in cui non so se adoro gli interni perché adoro gli interni o adoro gli interni perché il film ha avuto, diciamo, una presenza così rilevante nella mia infanzia. Scusate, mi si era scaricata la batteria della telecamera e questo dimostra da quanto tempo sto parlando. Sto parlando da più di 30 minuti, molto bene. Comunque, un altro film che ho guardato da poco, ma che in realtà risale al 2009 con Meryl Streep, è It's Complicated, ossia È Complicato. Questo è un altro film di cui adoro assolutamente la casa ed è una casa in cui probabilmente mi piacerebbe anche vivere. È praticamente impossibile guardare questa casa senza sognare di cucinare in quella splendida cucina. Mi piace tantissimo la pianta molto aperta della casa in generale. Mi piace il fatto che sia uno stile molto spagnoleggiante, l'atmosfera e i paesaggi in generale con quelle piante, tutti quei fiori sono bellissimi, il cortile è splendido, veramente splendido. Probabilmente mi piace così tanto semplicemente perché è una di quelle case con una palette di colori molto più muted, molto più neutra, molto più basica e classica, che rispecchia appunto un pochino di più la mia estetica e il mio stile. Parlando sempre di cucina, dal momento che ho menzionato la cucina, una piccola mention la voglio fare anche a Giulia e Giulie, che è un altro film che da piccola amavo, che racconta un pochino tramite una ragazza di New York la vita di Julia Child, che era una famosa cuoca, mi sembra degli anni 60, e mi ricordo che ciò che adoravo di più di quel film era la cucina appunto dove Giulia cucinava, ed era veramente bellissima, era classica, molto ovviamente anni 60. Mi ricordo che c'erano queste mattonelle, non so se nella cucina dove lei imparava a cucinare o nella sua effettiva cucina, queste mattonelle a quadretti proprio classiche anni 60, anni 50, bellissime. E mi ricordo che c'erano tutte queste padelle in rame, aveva un colore comunque i classici colori pastelli degli anni 50 ed è una cucina veramente la classica cucina della mamma, della nonna, cui a chiunque verrebbe voglia di cucinare. Un altro classico della filmografia mondiale dei primi anni 2000 è Il Diavolo Veste Prada. Come non posso non menzionare il fantastico Ufficio di Miranda. Non posso non menzionarlo perché quello è veramente il sogno anni 2000 dell'ufficio a New York. L'ufficio di Miranda è un ufficio moderno, perfetto per la città di New York. La palette di colori dell'ufficio di Miranda è molto neutra, contrastata da dettagli e tessili un pochino più scuri che rendono appunto il tutto un pochino più interessante. Il mobilio è molto chic e classico, che rispecchia perfettamente appunto il personaggio, e mi piace tantissimo soprattutto la parete, la gallery art, la gallery wall, con tutte le foto e gli art piece che sono esposti appunto e che riusciamo a intravedere nel corso del film. Un'altra cosa che ovviamente non si può non notare sono le grandissime finestre che fanno entrare tantissima luce e che danno la possibilità di vedere la città e di vedere New York in tutto il suo splendore. Uno dei miei film preferiti in assoluto è Midnight in Paris. Io sono totalmente innamorata di quel film e questo è uno di quei film che o lo si ama o lo si odia. Molte persone infatti ritengono il film molto noioso, che è una caratteristica molto comune nei film di Woody Allen. Io stessa, nonostante ami le sceneggiature e le scenografie di Woody Allen, mettendo da parte il personaggio, cioè Woody Allen, comunque adoro i suoi film, ho notato che molti suoi film, tipo uno ambientato a Roma, non mi ricordo come si chiama, li ho trovati noiosissimi. Midnight in Paris, secondo me, è il suo capolavoro. Sono di parte probabilmente anche perché adoro Owen Wilson come attore,
e Midnight in Paris è spettacolare perché viaggia tra due epoche, anzi tra tre epoche poi nel corso del film, e quindi ci sono tantissime scene con ambientazioni, scenografie ed estetiche completamente diverse. Siamo nei giorni nostri, ma siamo anche nella Parigi degli anni 20, e una delle case, delle ambientazioni che più ho amato è probabilmente la casa, mi sembra, di Gertrude, che è l'artista che deve revisionare il manoscritto del protagonista, e mi è piaciuto molto anche l'estetica, diciamo un po' parigina ma classica, della stanza di hotel dove appunto il protagonista e la fidanzata alloggiavano. E quindi in questo film in realtà non ho amato particolarmente una determinata ambientazione o una determinata stanza, quanto la continuità di estetica che c'è stata a livello scenografico nonostante i diversi cambi di era e di periodi storici. E infine vi voglio parlare di un altro film che ho visto tantissimo tempo fa, di cui ricordo poco perché questo è un film che non ho riguardato appunto per fare questo video, e cioè Sotto il sole toscano. È uno di quei classici film dell'americana stressata che va a vivere in Italia, che decide così di punto in bianco di comprarsi una casa in Toscana e di ristrutturarla. È super carino, c'è anche Raoul Bova, e mi è piaciuto tantissimo appunto vedere il processo di ristrutturazione di questa casa in Toscana. E adesso che ci penso, mi piaceva tantissimo anche la casa a Roma, mi sembra, di Mangiaprega Ama. Mi è venuto così, la casa in cui va a vivere appunto quei 3 mesi in cui si trova in Italia Julia Roberts. Mi è venuto in mente perché ho pensato a Raoul Bova. Comunque, Mangiaprega Ama e Sotto il sole toscano sono altri due film molto molto carini, insieme a Call Me By Your Name, che rappresentano appunto l'emblema dello stile italiano. Detto questo, ho parlato, non lo so, per 40 minuti. Questo video sarà lunghissimo e questo dimostra appunto il mio amore per l'interior design e per i film. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se avete qualche particolare film che vi sta a cuore e di cui non solo apprezzate la trama, ma anche appunto l'ambientazione, la scenografia. Non dimenticate di seguirmi su Instagram e di farmi sapere che altri video vorreste vedere sotto nei commenti. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao!